delinquenti hanno rapinato una banca e sono fuggiti in auto. L'Albion le ha tentate tutte, persino con i droni. Sono riusciti a fare neanche un grande. Rimanete in casa se possibile. Mantenere l'ordine è vostro dovere. Ho parlato con l'ispettore Lau. Siamo pronti per il briefing. Mary Kelly comanda la più potente famiglia criminale di Londra, il clan Kelly. È facile da ricordare. Ai tempi di suo padre non contavano niente, ma quando è morto, i suoi rivali hanno iniziato a sparire. Poi i nemici, gli amici e la sua famiglia. La chiamano Bloody Mary per una ragione. Da poco Mary ha abbandonato i contanti per le criptovalute e ha portato online il suo business criminale. Vendere armi, riciclare denaro e trafficare droga diventa estremamente più facile senza denaro tracciabile. Questa donna ha modernizzato il crimine organizzato di Londra e per di più si considera intoccabile. Guarda qui, dai file che hai recuperato. Darla Covington, 19. Sasha Haddad, 28. Radek Stopkevich, 24. Tutti scomparsi. È difficile trovare un buon aiuto di questi tempi, vero tesoro? Molti non hanno ambizione, non come te. Perché si sentono delle nullità, capisci? Perché è così che va il mondo, è così che usa le persone, è orribile. È bello che tu abbia uno scopo. No, scusa, devo andare. Ehi, non abbiamo ancora finito. Questa è stata una cortesia. Ah! Porta i miei saluti alle loro famiglie. È terribile perdere una persona che ami. È stato un piacere, Caitlin. Beh, come vedi, non risponderà mai agli interrogatori. Ma c'è un posto dove si sente a suo agio e parla. La Sandstone Residence. L'ispettore Lau pensa che una cimice nel quartier generale dei Kelly possa darci le prove necessarie per incastrare Bloody Mary. La Sandstone è il loro centro operativo. So per certo che i dati su quella cimice la rovineranno. Ottienili per me e giuro che la sbatterò dentro per sempre. Invio le coordinate ai vostri optic. Ispettore Lau, qui Sabine. Sono curiosa di sapere come intendi assicurare Mary Kelly alla giustizia, ora che sei sola. Già prima dell'avvento di Albion sei riuscita ad arrestarla. E lei continua a usare la gente come bestiame. Dovevo muovermi all'interno del sistema, che era corrotto, e lo sapevo. Ma non sapevo quanto. Pensavo che non si potesse ignorare il mio fascicolo. Precisamente. L'ultima volta la tua ingenuità ti è costata cara. Come puoi sapere che non succederà di nuovo? Stavolta porterò tutto a un contatto nell'ufficio del procuratore generale. Un legale onesto che odia il crimine organizzato, specialmente Mary Kelly. Senti, abbiamo metodi diversi, ma voglio aiutare quella gente almeno quanto voi. Bene, ma comunque finisca questa storia, non permetteremo a Mary di cavarsela di nuovo. Non è nello stile del DedSec. E ora alla Sandstone Residence. Farmelo andare bene. Mia pazienza ha un limite. Non ci avrebbe dovuto. Mi sembri una persona che ha voglia di riprendersi la città. Parli come il DedSec. Poco probabile. Come faccio a sapere che non stai nascondendo la finta vittima? Cosa? L'avvocato, ucciso la notte prima di diventare ministro degli interni. È vivo e vegeto. Ora può guidare la nostra politica estera senza contestazioni. Ho una lista. Ci sono quelli che lo nascondono e quelli che gli danno gli ordini.
Se vuoi dimostrare di non essere con loro, devi dimostrare di essere contro di loro. Diciamo che ci proverò. Questo posto è sorvegliatissimo, praticamente impenetrabile. Certo, puoi sempre far entrare un drone dalla finestra che uno di quegli imbecilli ha lasciato aperta. Il dispositivo di registrazione è nella stanza di sicurezza. Arrivarci dai condotti dovrebbe essere piuttosto semplice. Ma che cazzo? Sta usando quelle persone come domestici, contro la loro volontà. Una cosa orribile, soprattutto se si pensa che diventeranno dei donatori di organi contro la loro volontà. Serve aiuto. Idiota del cazzo. Fai incazzare tutti come fai incazzare me, idiota? Brutta testa di cazzo.
Ci siamo. Vediamo che cosa abbiamo su di lei. Guardate che posto. È dove finiscono tutti quei soldi sporchi. La famiglia Kelly ha lucrato sulla povertà della gente per troppo tempo. Questo edificio è un cumulo di merda. Quindi tu sei già stata qui? È per questo che poi sei finita nel seminterrato dell'inceneritore di Southwark? Ci servivano prove schiaccianti. Qualcuno doveva entrare a piazzare una cimice. Non avrei fatto correre quel rischio a nessun altro. Avete visto cosa fa Mary alla gente dell'EPC? E poi l'uniforme dello staff non è difficile da imitare. Allora sono entrata io. Ma non sapevo che aveva informazioni sulla nostra indagine, su di noi. Pensavo che fossimo al sicuro da fughe di informazioni. E invece lei ci aspettava. Mi ha torturata per avere i nomi della mia squadra. Mi ha fatto di tutto. Ma uno sbirro non tradisce altri sbirri. Poi ho scoperto che sapeva già tutto e che aveva ordinato di uccidere i miei. È una pazza psicopatica. Sei stata fortunata che non ti abbia impiantato uno dei suoi microchip. Credo sapesse che avresti preferito morire piuttosto. E così sono finita su un tavolo da macello. Ho mille motivi per spazzarla via dalla faccia della terra, ma farle un buco in testa sarebbe troppo poco. I miei compagni sono morti nel tentativo di arrestarla. Lo devo a loro. Guarda come ti sei conciata. Guarda che disastro, dopo tutto quello che ho fatto per te. Mi hai reso una schiava, come tutti noi. Ti prego, lasciami andare, toglimi questa cosa. E tornare alla tua vecchia vita? Tornare al nulla? Tornare a 2,5 marmocchi urlanti, a un lavoro senza sbocchi e a un cazzo da succhiare? No, non ti conviene.
Lo so che questo microchip fa paura, ma devo pur tenere traccia della mia merce o no? E questo coltello da cucina non funzionerà. Se ti tagli con questo rovinerai i miei guadagni. No, non posso più vivere così. No, su questo hai ragione. Ma non ti devi preoccupare, tesoro, perché ho altri usi per te. Ora state facendo attenzione? Bene, vedete di far girare la voce. Sai dove deve andare? Porta questi due e gli altri sul posto e prepara tutto per la vendita. Sì, signora. Gli investitori stranieri sono atterrati e i droni sono stati programmati. Siamo pronti a consegnare gli inviti e le coordinate agli ospiti. È spirito di iniziativa quello che sto sentendo, Peter. L'iniziativa può essere molto pericolosa. Può essere fraintesa. Ma che cazzo? Ma è follia. Come ha fatto Mary a mettere le mani su questa tecnologia? Bisogna essere fuori di testa per pensare a microchip assassini. È una mente malata, ma anche molto ingegnosa. Un profilo psicologico perfetto per un gruppo come Zero Day, o sbaglio? Non mi interessa chi frequenta Bugly. Tiene queste persone in schiavitù. E pare che le venda addirittura. Merda, è roba grossa. Ecco a cosa serve il microchip. Controllo. Nell'esatto secondo in cui esci dal seminato, quella ti ammazza e ti vende a tranci come pesce al mercato. DedSec, dobbiamo fermare l'asta degli schiavi e nel frattempo recuperare tutte le informazioni possibili. Il luogo dell'asta sarà scritto sugli inviti. Non li ha ancora inviati, ma quando lo farà? Bugly, monitora le reti dei droni. Avvertici appena Mary fa uscire i suoi. Fino a quel momento, restiamo in attesa. Vi contatterò se dovessi scoprire qualcosa di interessante. Ciao, DedSec. Dato che stiamo aspettando il cordiale invito all'orribile party di Mary Kelly, possiamo tornare a un tema che ci interessa da vicino: il mistero di Zero Day. Chi sono? E perché hanno incolpato il DedSec per le bombe? Bugly, dimmi tutto. Felice che tu me lo abbia chiesto. Oggi la grande IA Detective ha ben due piste da suggerire. Una ovviamente Albion, ma ho anche un'ipotesi meno scontata da seguire. C'è un nuovo gruppo attivista che si muove nel Dark Web, il 404. Sembra che il loro obiettivo non sia il sano divertimento, ma un rinnovamento forzato della società con ogni mezzo necessario. Ti ricorda qualcosa? A quanto pare ho due opzioni. Ho indicato entrambe le piste sul tuo optic. Che conversazione peculiare. Bugly, tu cosa ne pensi? Assolutamente no. Quel tizio è fuori di testa. Stando a lui, la Congrega Ombra ha sede in una struttura Albion qui vicino. Tanto vale dare un'occhiata. Se c'è una cosa che adoro, è dimostrare alle persone che hanno torto. Andiamo? Ho una potenziale recluta per te. Ti do la posizione sulla mappa. Come sospettavamo, si tratta di un'operazione del clan Kelly. Sembra che stiano trattenendo gli immigrati senza documenti per qualche motivo. Ti suggerisco di liberare chi puoi e di contattare il nostro amico. Ci penso io.
Oh, cazzo! No, no. Eccoli. Fa attenzione. I Kelly saranno disposti a ucciderli pur di non perdere un ostaggio. Aiutami. Non capisco. Cazzo! Arriva prima sulla scena per darvi le ultime notizie. Oh, favore, faccia di tatto. Dov'è finita quella cosa? Non c'è niente di strano qui. Procedo. Dividiamoci e cerchiamo. Nulla, io vado avanti. Ok, adesso lui non c'è, vado avanti. Qui nulla, procedo. Le notizie migliori d'Inghilterra. Niente. Nessuno qui, procedo. Muovete il culo e non fatevi fregare. Aiutami. Portala via. Grazie, grazie davvero. Farmi venire il mal di testa? Stanerò quell'idiota. Non c'è niente, continua a cercare. Non trovo niente. Procedo. Thank you.
perdendo la pazienza. Da cazzo. Per favore. Idiota. Ascoltami, ti prego. Scusa. Calma. Scusa. Dai. Sono Jack. Sì, notevole. Sì, sì. Va bene. D'accordo. Non vuoi nulla in cambio. Dai da mangiare gratis. Ehi là. Mi puoi tagliare i capelli? Che profumino. Mi piace. Ah, grazie. Ne ho proprio bisogno. Beh, sono con te. Ti ho detto di sì. È così, credimi. Bene. Allontanati dalla zona e poi potremo riferire quanto abbiamo scoperto. Sono con il DedSec. Lo sai che stai lavorando per il clan Kelly? Stai scherzando! Mi hanno detto di essere attivisti per i diritti umani. Avevano anche tutti i documenti a posto. Mi spiace dirtelo, ma ti hanno detto una cazzata gigante. Stai aiutando dei trafficanti di esseri umani. Spettacolo, mi sento proprio un cazzone. Grazie di essere intervenuti. Così imparo a voler aiutare la gente, ecco. Il DedSec è sempre in cerca di gente nuova. Ti interessa? Ma sì, ci sto. Fanculo. Che ti auguravo di vedere. Oh, merda. Oh, no. Hacker interferisce con il veicolo, troviamolo. Thank you.
Come andiamo? Mi sono sistemata nel vostro rifugio, spero non vi dispiaccia. Il crimine non si ferma, e nemmeno io. Ci sono altri casi da risolvere, se avete voglia di aiutarmi. Ci penso io. Eccellente. Ho passato un caso a Bagley. Te lo illustrerà lui.